Mi chiamo Masako. La mia famiglia, il mio clan, si chiama Ojo. E io sono nata nel 1157 a Izu. Sì, ora si chiama Giappone, ma allora era una località. E i miei genitori erano veramente molto giovani, talmente giovani che non erano in grado di poter badare a me, mi hanno affidata a delle balie. La mia famiglia era una famiglia comunque benestante, ma io, essendo la prima, immaginate, di 15 fratelli, ho imparato l'arte della cavalcata, ho imparato a tirar d'arco, ho imparato anche a cacciare. Masako in Giappone si è chiamata la monaca shogun, ama shogun, perché era dura come l'acciaio. Voglio dire, le donne allora avevano un ruolo ben preciso nella società, ma lei non lo ha accettato. Masako è stata coinvolta nella fondazione della reggenza del clan di suo padre. È stata essenziale a suo padre, non solo, ma lo ha fatto da monaca. Allora le donne erano costrette, le vedove erano costrette a diventare monache. E questo secondo me, per la solita ragione, evitare problemi di successione, evitare problemi finanziari di eredità, in modo che non ci siano altri eredi. Ho conosciuto Yoritomo, mio marito, a Izu. Era venuto lì perché sì, scappava, era stato bannato, ma era incredibilmente affascinante per me. Sapeva andare benissimo a cavallo e sapeva tirare d'arco, wow! Era incredibilmente bello. Bene, qui siamo a Moto Hachiman, un piccolo santuario shinto che, nonostante le dimensioni, è l'inizio di tutta la storia, la famosissima storia dei Minamoto e dello shogunato di Kamakura. La ragione per cui è famosa è molto semplice: gronda di sangue e è decisamente drammatica. In realtà però, se la storia di quel periodo è chiara nelle grandi linee, nei dettagli non lo è affatto. Per esempio, tutte le tombe dei personaggi coinvolti sono tutte dubbie, nessuna attribuzione è certa. L'esistenza del fratello minore di Yoritomo stesso è incerta, non si sa se certe battaglie siano avvenute o meno, insomma è tutto volto nel mistero. Cosa questa che ha aumentato il fascino della storia. E la storia è questa: a Kyoto, allora si chiamava Heian, c'erano famiglie, o sarebbe meglio definirle clan, perché erano molto grandi ed erano estremamente ostili l'una all'altra. Questo è un dato importante. Per esempio, ce n'era una che si chiamava Taira e un'altra che si chiamava Minamoto. Questi due clan si combatterono in una battaglia molto lunga e i Taira vinsero. E uccisero tutto l'intero clan, lasciando lì vivi tre bambini. Uno si chiamava Yoritomo, uno si chiamava Yoshitsune e uno si chiamava Noriori. Yoritomo fu mandato proprio da noi a Izu, nella casa di mio padre, perché era stato esiliato. Lui aveva 13 anni, era un ragazzotto, lo ricordo ancora, ma io ero piccina, non avevo neanche 3 anni, ma me ne innamorai già da allora. Mi piaceva quel suo sguardo spavaldo, quella sua aria fiera e la sua abilità ad andare a cavallo. E ne ero perdutamente innamorata. Yoritomo riuscì a stabilire uno shogunato qui a Kamakura. Venne a Kamakura, tra tutti i posti che aveva, per il fatto che questa è una piccola pianura fluviale creata da un fiume piccolissimo, circondata da montagne molto basse ma estremamente ripide. Allora non esistevano entrate naturali e per entrare a Kamakura bisognava arrivarci in barca. Questa è la ragione per cui arrivò, era un fuggiasco. E suo padre aveva fondato molti anni prima questo tempio, aveva fondato questo tempio, questo santuario, per poterci portare i suoi antenati
e così poter dire che era la sua terra ancestrale, la terra dei suoi antenati. Questa non era una scusa, era una pratica normale. Quindi per gli Yoritomo era normale venire qui. Una volta venuto qui pensò bene di uccidere ambedue i suoi fratelli. Noriyori fu ucciso a Izu e poi Yoshitsune venne braccato per tutto il paese per anni, finché alla fine gli portarono a Yoritomo la sua testa conservata nel sake. E questa è nell'essenza la storia della prima parte. Yoritomo però aveva commesso l'errore imperdonabile di indebolire eccessivamente il suo clan. Il suo clan a questo punto consisteva di lui e dei suoi due bambini. Uno si chiamava Yoriye e l'altro si chiamava Sanetomo. Non era facile a quel tempo stabilire chi avesse ragione e chi no. Quindi io ero convinta che mio marito stesse facendo bene e lui mi appoggiava la mia famiglia. Quello che vedete alle mie spalle è l'Oceano Pacifico. Per 10.000 e passa chilometri il nulla più assoluto fino al Cile. Qui alla mia destra invece vedete un piccolo fiume, se si merita il nome di fiume. Qui si chiama Namerigawa, ma nel corso dei suoi 7 chilometri di lunghezza cambia nome 7 volte a seconda della zona in cui ci si trova. Comunque questa è una spiaggia storica, è qui che Yoritomo faceva i suoi concorsi di arcieria a cavallo, è qui che lui è morto, da quella parte, vicino a quel promontorio. Si stava facendo delle gare appunto di arcieria a cavallo, quando è caduto dal cavallo ed è morto. La morte di Yoritomo fu così drammatica, no, nulla. Ho deciso, divento suora, mi sono tagliata i capelli, sono entrata in un monastero. E poi ho chiesto, sì, certo, ho chiesto a mio padre di diventare reggente insieme a mio fratello, ma insieme anche a me, di quello che purtroppo rimaneva della nostra famiglia. I nostri due ragazzi, soprattutto Yoriye, che aveva solo 18 anni, e aveva bisogno di tanto controllo. Quella che vedete dietro di me è una stele che racconta la storia di questo tempio. Si chiama Myohonji ed è un tempio della setta Jodo, della scuola di buddismo Jodo. Era una volta la sede della villa centrale di una famiglia, la famiglia degli Hiki. Gli Hiki vennero sterminati nel corso di una sola notte. Mio figlio Yoriye si era sposato con una ragazza del clan Iki e complottava con suo suocero. Io l'ho sentito io proprio e ho avvisato mio fratello e mio padre, e loro mi hanno detto che dovevano far qualcosa, e questo qualcosa fu innanzitutto suggerire l'abbandono dello shogunato da parte di mio figlio, di Yoriye. Infatti si rifugiò a Izu con una scusa di malattia, però non mi fu detto che lo avrebbero ammazzato, così come io non sapevo che avrebbero fatto uno sterminio della famiglia Iki come punizione per quello che loro stavano tramando contro il nostro clan, e così uccisero il mio nipotino. Perché erano i custodi del figlio di Yoriye, a sua volta figlio di Yoritomo, lo shogun. Dopo la morte di Yoritomo, come abbiamo visto, gli Hojo presero il potere usurpandolo ai due figli di Yoritomo, che vennero ambedue uccisi per motivi appunto di politica. Qui c'era Ichiman, il figlioletto di Yoriye, il primo figlio di Yoritomo, e anche lui venne ucciso. C'è la tomba più sopra. Il tempio venne fatto da un sopravvissuto, uno dei pochissimi sopravvissuti del clan, degli Hiki. Yoriye si era messo contro di noi. Sin dall'inizio me ne ero resa conto e avevo avvertito ovviamente mio fratello e mio padre.
Ma non pensavo che si arrivasse così a tanto. Lui era anche malato. Infatti decise di lasciare in ogni caso lo shogunato e di ritirarsi a Izu. Ma non pensavo che mio padre potesse avere questa ferocia al punto tale di farlo fuori. Quest'odio che ha generato tanto dolore, pensavo fosse terminato col mio altro figliuolo, il terzo shogun della famiglia Minamoto, Sanetomo. Sanetomo era un ragazzo davvero d'oro, tranquillo, non aveva alcun problema con nessuno e voleva bene alla mia famiglia e rispettava quella del padre. Era veramente una persona perfetta, stimato tra tutti i samurai. Non capisco poi che cosa sia accaduto, cosa ha portato, ma certo forse è normale, l'odio e la morte porta altra morte. E così il figlio di Rie, l'altro sopravvissuto, decise Quello che di far vedete alle fuori. mie spalle è un torii, è una struttura esclusivamente giapponese, la trovate solo in questo paese. È molto elegante, sembra semplice ma non lo è. Come vedete è una porta, una specie di porta, ma non chiude nulla. L'unica cosa che fa, ma è una cosa importante, è segnare un limite, segnare un confine tra una zona e l'altra, e questa è la sua unica funzione. Quando trovate un torii sapete che state per attraversare un confine di qualche tipo, un confine spirituale. Questo torii è il primo di tre su questo viale lungo quasi due chilometri. Una volta il mare, una volta ce n'era un secondo da poca distanza dove c'è quel ponte che vedete, il mare arrivava fino a lì e questo primo torii si ergeva nell'acqua. Lo shogun doveva fare tutto questo viale che allora era alberato, era bellissimo. Doveva andare fino al santuario, fino al mare, per lavarsi. Era una figura semisacerdotale e per questo doveva eseguire funzioni propiziatorie. Veniva spesso anche a questo torii e ci girava tre volte attorno, eccetera, e faceva varie. Un'altra delle 100 stele nere che l'amministrazione di Kamakura ha distribuito in Kamakura, ciascuna indica il fatto importante che è successo in quel luogo. Questa indica che questa era la sede originale dello shogunato, è stato qui che Yoritomo ha costruito il suo palazzo una volta che il suo potere si è stabilizzato. E infatti le zone da queste parti si chiamano tutte Porta Nord, Porta Sud, Porta Est, Porta Ovest. Higashimikado, Nishimikado, Kitamikado e così via, dove Mikado è la porta dal punto della sede dello shogunato. Shogunato che tra l'altro in giapponese si chiama Bakufu, che vuol dire il governo in una tenda. Questo perché era un governo militare ed era gente molto semplice. Adesso siamo vicini alla tomba di Yoritomo, una tomba la cui attribuzione, come abbiamo visto, è spuria, non è certa. Allora non si usavano i monumenti e non si usavano le tombe, non era una cosa comune. Normalmente, anche per gli uomini grandi, si veniva seppelliti in buchi nella superficie delle montagne che venivano fatti appositamente. Ti mettevano dentro, chiudevano il buco con un altro sanatorio. Le donne della mia epoca non avevano alcun diritto dal punto di vista della successione o di eredità. Infatti non c'era assolutamente la garanzia che una ragazza potesse ottenere dalla famiglia di origine almeno una parte della terra o una parte della casa, né tantomeno dalla parte del marito, perché se il marito moriva senza lasciare eredi maschi, lei non aveva alcun diritto e comunque alla presenza degli eredi maschi l'eredità e tutta la parte dei terreni e delle proprietà andavano solo ai figli. Avendo la possibilità, ho cambiato le regole.
Bene, questo è quello che vedete qui, è una sezione, solo una piccola sezione di un enorme albero di ginkgo che era in questa posizione. Quello che vedete è quello stesso albero che ha emesso un ramo, chiamatelo come volete. Comunque una volta era altissimo, si alzava per 20-30 metri e quest'albero esisteva già al tempo dei Minamoto e anzi è al centro di una lunga storia, di una storia molto importante. Il secondo figlio di Minamoto no Yoritomo, lo shogun, venne assassinato proprio qui. Quella sera nevicava, e era una sera e nevicava. Minamoto no Sanetomo era all'interno del santuario, stava scendendo queste scale per andare appunto per andare credo fino al mare, comunque stava scendendo queste scale e stando alla leggenda dietro questo ginkgo si nascondeva un assassino che era poi suo nipote Zenzai si chiamava, il nome originale era Zenzai e il suo nome religioso era Kugyo. Comunque vabbè, Kugyo venne fuori dietro l'albero, si avvicinò a Sanetomo, gli tagliò la testa e si dileguò. Lo venne trovato la sera stessa di quel giorno dietro in una zona dietro questo santuario, mentre aveva ancora con sé la testa dello zio, era convinto di essere il nuovo shogun, ma venne ucciso dalle forze cosiddette dell'ordine e con questo si spense la dinastia dei Minamoto. Avevo allontanato mio padre perché ero convinta che potesse congiurare contro Sanetomo. Volevo proteggerlo. Sanetomo era tutta la mia vita. Eppure non avevo immaginato che il nipote potesse arrivare a tanto. E quel giorno con lui sono morta anch'io. Siamo arrivati al santuario principale. Questo è un santuario dedicato a Hachiman. È una lunga storia, comunque era un imperatore una volta ed è diventato un dio. In ogni caso era il dio tutelare, il kami tutelare della classe guerriera ed è per questo che è stato portato qui. E messo in questo santuario. Questo santuario era il santuario personale dei Minamoto e da qui che appunto si facevano tutte le cerimonie del caso. Certamente Masako è stata una donna del suo tempo. C'erano rivalità tra i clan, c'erano sicuramente quelle che noi pensiamo guerre fratricide, ma di fatto erano guerre persone nemiche l'una all'altro, ma ha voluto anche dimostrare che si può essere una donna di diplomazia, infatti è riuscita negli anni di reggenza dello shogunato a creare delle relazioni con la capitale, quindi con la casa imperiale, cosa che poi non è accaduta più. Ed è riuscita anche a imporsi con delle leggi a favore delle donne, specie per quanto riguarda la successione. Purtroppo fino ad allora le donne erano escluse dalla successione dopo la morte dei loro genitori e anche dopo la morte dei mariti. Lei riuscì proprio con grande destrezza e volontà a creare un'opportunità per tutte. Grazie per aver visto questo programma.